A 12 anni mi innamorai dell'algebra perché metteva a dura prova la mia capacità di concentrazione. E quindi fu una sfida. All'ultimo anno del liceo fui folgorata, affascinata dallo studio della luce. Stavo preparando gli esami di Stato e mi capita un capitolo sulla luce. E rimango così. Non è possibile, faccio io. Natura corpuscolare ondulatoria. Come può un corpuscolo essere anche onda? E da allora la luce mi ha preso tantissimo. Anche poi ho scelto la tesi sulle radiazioni elettromagnetiche. Nel 1972 mi iscrissi alla facoltà di fisica all'Università della Calabria nascente e dopo aver fatto un corso di azzeramento mi incontrai con tutte le compagne del liceo, molte amiche. Intraprendemmo questa avventura. Gli ultimi 2 anni furono i più belli, perché si profilò la specializzazione nella fisica nucleare, in particolare nella dosimetria gamma. Rimanemmo tutti i giorni per tante ore all'università, tra laboratorio e le giocate a carte. Non ci interessavamo di ciò che accadeva fuori, per quanto riguarda, già si delineava la sobrietà tipica della donna di scienza. Come è diventata adesso l'università? È una cosa che non potevamo mai immaginare che diventasse quella che è oggi. Per me è un miracolo vedere l'università oggi, che è bellissima. Ma i miei docenti sono stati favolosi, in particolare Pietro Bucci. Sì, sono stata la prima donna laureata in fisica all'Università della Calabria. Consiglierei alle ragazze di scegliere la scienza e di affrontarla con coraggio, perseveranza e tenacia. È una scelta vocazionale. Delle volte ti fa anche pensare che è la scienza che sceglie te. A me la scienza ha rivelato i miei limiti. E ha fatto uscire da me ciò che c'era e che non voleva venire fuori. Quindi è stata la luce della mia mente che mi stupisce ancora oggi.